dibattito sul crollo delle Torri Gemelle. Crollo! Riguarda il motivo che avrebbe causato il cedimento iniziale del blocco superiore di ciascuna torre. La seconda riguarda il motivo che avrebbe causato la distruzione completa delle due torri. Dopo questa venne infatti chiamata la teoria del pancake o teoria delle ciambelle. Donc ça a donné lieu à la théorie qu'on appelle la théorie du pancake, c'est-à-dire que gli esperti inoltre fecero notare che il carburante degli aerei sviluppa un calore che è la metà di quello necessario. Non sarebbe stato quindi sufficiente per distaccare le traverse dei pavimenti dalla struttura esterna. It's not that it melts in a fire. Intendiamo. The fires, the normal fires are... Suddenly the column snapped. As a result, the entire top of the building came down. Ma penso che andrà da qualche parte sto discorso, eh? Un po' spunta Ted Mosby. I still hadn't decided what kind of professor I wanted to be. Dai, on dunque, dai. Puoi dimostrare che la Welcome back. Dunque ragazzi, ovviamente per non annoiarvi, le parti in cui non abbiamo bevuto nel video precedente le abbiamo un po' accorciate e ne abbiamo trovato un altro. Prima di entrare nel merito del confronto ancora acceso tra complottisti e non, ripercorriamo le ore e passaggi cruciali dell'11 settembre 2001. Bello l'hashtag. Perché sotto c'è scritto il bambino? Perché è horror tube. Alle 8:40 George Bush dalla Bush 5 visita la scuola. Dai. Non ci credo. Sì, il re apposta se no. Perché vuoi scherzare? Per questo. Il porto di Newark a New York. Parce que tu ne comprends pas, mon amour. One eternity later. One eternity later. Nei quattro attacci sono morti 2000. Morti. 196. Ok, Dan. Qua. Laden dal suo rifugio in Afghanistan nel 2015 il controllo dei talebani, il principe del terrore già ricercato numero uno dall'FBI aveva ideato, finanziato e organizzato gli attacchi. È stata la più grande e costosa inchiesta della storia dell'FBI. Massimo Mazzucco, regista del film documentario La Nuova Regista Velasco, documentario luogocomune.net rappresenta ufficialmente. Da anni invece il gruppo di lavoro che si raccoglie intorno al sito 11settembre.info e al giornalista informatico Paolo Attivissimo ha in giornalista informatico complottissimo partono da un volo diverso in una città diversa all'alba dell'11 settembre. All'alba del giorno dopo. Non è l'alba di quel giorno. Nel 2005 viene rilasciato questo video che ritrae i dirottatori del Pentagono, volo American 77, mentre passano i controlli all'aeroporto di Washington. Ma la data non è impressa, per cui il video può essere stato girato in qualsiasi altro giorno, mese, anno, prima dell'11 settembre. E poi non sono immagini a scatto, la ripresa è continua, non compatibile con quelle dei sistemi di sorveglianza dell'epoca. E quindi? No. Eh? Non ho capito Non ho capito. Vabbè, è abbiamo finito. Allora, noi siamo ovviamente rimasti un po' delusi dalla... dei video che abbiamo visto. Intanto aspettavamo qualcosa di più, di più complottato. Esatto. Intanto controlliamo i punti. Lui ne ha fatti 3, lei 1, quindi no, due. io due. Ah, 2, scusate, quindi quindi tu te ne devi bere i rimanenti 4, però uno me lo bevo io. Per quale motivo? Perché io voglio bere. Cioè, non ho capito. Io ho controllato, l'ho scritto io, lo bevo io. Vabbè, dai, allora uno me lo bevo io e due te li bevi. Io me lo voglio bere uno. Perché sei il perdente. Salute. Saluta, a me non ci consoliamo. Ora sì che ho veramente perso. Ci consoliamo. Prima faccio un superstite. Adesso sarà esplosione. Oh, awesome. Beh, finisci là. Lo trovo bene subito o lo trovo sorseggiato durante? No, bevo 3-2 secondi. Io direi di skippare il primo video totalmente. Ok, skippiamo il primo video. Dimentichiamo perché è molto tecnico, molti punti in cui può essere, non può, poi non portava comunque sia niente, ma nemmeno il secondo video ha portato niente.
Nessuna conclusione. No, no, nessuna conclusione. Non abbiamo capito nulla di sto complotto dell'11 settembre. Ma la cosa peggiore è che nell'ultimo video è di 11 mesi fa. Cioè, stiamo parlando di 10 anni 11, fa, 11 anni fa. 11 mesi fa, è vero. Il secondo video, diciamo, era... aveva delle minuzie di dettagli parecchio inutili per chiunque. Perché sono dettagli, cioè a me cosa importa se lei è ripartita alle 8 e 14? No, no, ma è divertente, cioè sono partiti tutti ultra tecnici precisi e poi alla fine non ci hanno saputo dire nulla di concreto, è una spiegazione. Perché i dettagli tecnici sono i dettagli obiettivi. È come, dico, è come dicevo io, cioè ci hanno stordito di informazioni tutte ultra tecniche così. Ah, ma quindi il succo della situazione qual era per stordirci così non capiamo? E non, no, alla fine non c'è stata una conclusione. Cioè magari datemi una conclusione, qualunque essa sia, che sia complottare, che sia ufficiale, che sia ufficiosa, dateci una conclusione, nessuna conclusione. Ma io non ho capito la scena in cui si vedeva alcuni di quelli che hanno fatto i kamikaze, tra virgolette, all'aeroporto. Cioè che perché lo chiedi? Cosa rappresentavano quelle scene dell'aeroporto? Perché lo chiedi? Non, detto, non c'è scritto né data né ora, potrebbe essere in qualsiasi momento. No, l'immagine è troppo fluida. Per i sistemi dell'epoca. Troppo fluida per l'epoca, deve essere un po' più a scatti, quindi lui vuole quindi dire che è più recente. Erano nel futuro. Non ho capito. Quindi, no. Cioè, perché lui diceva che loro non c'erano sull'aereo. Non lo so. Quindi era tutto controllato da Bush. Da Bush. O da Bin Laden. Bush. Scusami, cos'era tutto controllato? Cioè, ah, aspetta, forse... Ah, forse ho capito, forse il loro, diciamo... argomento era che i sti aerei erano controllati da remoto, quindi erano dei droni? No, sti aerei erano, cioè il pilota in realtà era in combutta con chi ha deciso di fare sta cosa ed era lui il kamikaze, ma poi è stata accollata a quelli di Al Qaeda, a quei quattro tizi. Però loro fondamentalmente non erano nemmeno sugli aerei, perché non... Ma non c'erano sugli aerei, perché non comparivano nemmeno nelle telecamere, nelle liste passeggeri. No, neanche nella lista passeggeri. No. E poi lui aveva questi video di loro negli aeroporti, in questo aeroporto, senza date, senza niente, lui dice che le immagini erano troppo fluide per essere del 2001. Quindi siccome loro erano stati anche dichiarati incapaci di portare un aereo tipo Cessna... Quindi non potevano dirottare un aereo. Quindi, quindi è stato qualcun altro messo da qualcuno in dei poteri forti. Cioè, io non credo niente. Vabbè, è un discorso di sabato sera. Da osteria. Sì. La osteria numero uno. Osteria numero uno. Para molti conti. A me è piaciuta la citazione su Mazzucco. Ah, certo, quoto. C'è da dire questo. Mazzucco ci aveva regalato emozioni qualche episodio fa. Non me l'aspettavo perché pensavo il video fosse più vecchio, non l'avevo visto prima. Sì. In realtà è 11 mesi fa, quindi... Certo, ci sta che lui come personaggio appare. Professore Mazzucco, abbiamo appaio. Fatto che anche... Cos'è? Giornalista, documentarista? Documentario. No, regista. Ah, regista. Perché lui è regista comunque, ragazzi. Documentarista. Può fare un documentario su... Scusate. Un momento. Ma quindi io che monto i video di Gimplotti sono regista? Sì, ora tu sei regista. Certo. Tu vuoi mettere allora, aspetta, anche sceneggiatore. Allora, sì, sì, più o meno sì. Direttore delle luci. Ma quello sono io. Regista tecnico... Vabbè. Sei cameraman, tipo tecnico, la scenografia siete è lei, io, no. Tutti siamo cameraman. Sì, esatto, siamo tutti cameraman. Ma me lo posso mettere sul curriculum? Che sono regista. Io farei un annuncio pubblico. Se vi serve un team per fare un video, chiamateci. Possiamo finire. No, peggio che siano tutti. Io finirei qua, ragazzi. E quindi io vi mando al prossimo episodio, sperando che troviamo dei video più... convincente, perché noi ci vogliamo convincere di queste teorie del complotto e speriamo di trovare qualcosa di che si addice alla... Esatto, ci vogliamo appassionare. Ancora non è accaduto, c'è cioè quel video... C'è qualche illuminato, cioè... ci stesse ascoltando, sì, ma siamo pronti ad entrare con voi. Illuminati. Questi sono gli illuminati, per un paio di... Io sto parlando degli illuminati. Ma non vale, scusate, io voglio essere gli illuminati. Posso chiudere la puntata in questa maniera? Sì, vabbè. Ciao ragazzi!